Quando si viene a sapere che, in seguito a un protocollo d'intesa allegato alla convenzione firmata con la Francia, la capitale d'Italia sarà trasferita a Firenze, a Torino scoppia la protesta. Questa lapide ricorda uno degli episodi ancora poco conosciuti della storia italiana, i cosiddetti moti di Torino, o meglio la strage di Torino del settembre 1864, quando la popolazione sabauda si oppose allo spostamento della capitale d'Italia, appunto da Torino a Firenze. Vittorio Emanuele II si era impegnato personalmente ad attuare la Convenzione di settembre, che era stata firmata sì dai plenipotenziari, ma impegnava la parola dell'imperatore dei francesi Napoleone III e la sua. Naturalmente il re capì che sarebbe stata una grave ferita per Torino, ma bisognava pensare al paese in generale e in particolare tener conto dei problemi militari. Tutti gli alti gradi dell'esercito approvarono il trasferimento della capitale perché Torino era a due passi dalla Francia che ci aveva invaso per secoli e secoli e il giovane Regno d'Italia non aveva ancora le strutture militari sufficienti per resistere a un eventuale attacco. Non dimentichiamo inoltre che eravamo sempre praticamente in guerra aperta con l'impero d'Austria e che in realtà l'Italia del 1864 non aveva nessun vero amico. C'erano ancora molti stati europei che non avevano riconosciuto il Regno d'Italia. Se per il Piemonte fu un evento traumatico e che destabilizzò lo stato, l'ex stato sabaudo, per Firenze fu una notizia molto contrastata, perché abbiamo testimonianze, come riportano le cronache dell'epoca, di un'incredulità e soprattutto di un non desiderio di divenire capitale, perché Firenze ebbe notevoli problemi, soprattutto per quanto riguarda il riassetto urbanistico e poi una successiva crisi economica che si concretizzerà con il passaggio della capitale a Roma. E quando nel 1870 appunto arrivò la notizia di Roma capitale, fu accolta dai fiorentini quasi con sollievo. Alcuni dissero per recuperare l'antica tranquillità, ma anche perché ci si era resi conto che la capitale aveva portato tante occasioni ma anche tante incognite. Per Firenze, soprattutto da un punto di vista economico, che è l'aspetto di cui io mi occupo maggiormente, la capitale aprì a un periodo di crisi che sarebbe culminato nel 1878 con il fallimento del comune e che sarebbe stata superata solamente a cavallo tra 8 e 900. Poche vicende del Risorgimento sono state rimosse o travisate come la strage di Torino del 21 e 22 settembre 1864. In quello che tutti i torinesi conoscono come il monumento del cavallo Bruns sono ancora visibili segni indelebili delle pallottole di quella che in fondo fu una vera e propria strage di Stato. Ancora una volta il re, che diceva di avere a fatica accettato la convenzione, ma poi l'ha accettata in fin dei conti, non l'ha rifiutata, ha incaricato un presidente del Consiglio piemontese, la Marmora, e quattro altri ministri piemontesi per risolvere la situazione. Quindi ancora una volta i piemontesi non diciamo che sono stati mazziati e cornuti, ma tutto sommato sono quelli che, non manifestando in modo eccessivo come si fa purtroppo adesso e nello stesso tempo avendo un grande senso di responsabilità, come elite di governo hanno accettato di rimettere le cose portando la capitale a Firenze. Certamente per un attimo il trasferimento della capitale ha creato delle tensioni forti tra i torinesi in particolare, ma ancor più tra quei cittadini piemontesi che in Torino si erano trasferiti per correre sull'onda della capitale, dei nuovi posti di lavoro, dei ministeri, dei nuovi uffici. Certamente ci fu un attimo di tensione che fu poi superato abbastanza rapidamente, abbastanza in tempi brevi, perché un ralliement con la dinastia e col sovrano in particolare ci fu dopo pochi mesi e dopodiché sappiamo quanto il Piemonte rimase ancora a lungo legato ai Savoia. La vera storia della strage di Torino del 21 e 22 settembre 1864, come emerso dal seminario di studi svoltosi in Consiglio regionale del Piemonte, è piuttosto diversa da una protesta contro Firenze capitale. Oggi la documentazione dell'epoca è liberamente consultabile.
una prova tangibile di come la rete possa rappresentare uno straordinario progresso culturale e civile. Questo convegno ha cercato di analizzare uno dei momenti culminanti della storia di Torino, specialmente nel Risorgimento, sviscerando quelle che sono state tutte le componenti che hanno riguardato questo grande e triste evento, componenti sociali, economiche, politiche. In particolare è emerso anche come ci sia stata una certa ineluttabilità in questo cambiamento della capitale. Sembra che non si potesse fare diversamente, la politica ha deciso, purtroppo una storiografia ha travisato un po' gli eventi facendoli diventare diversi da quelli che erano. Questo convegno ha cercato di mettere un po' a posto le cose, cercando di dare la responsabilità e creando anche una sorta di giustizia nei confronti di quelli che furono i protagonisti. Si sapeva, si era accettato che Torino potesse perdere il ruolo di capitale con l'unità nazionale, però questa improvvisa decisione, presa di nascosto, un po' segreto, ha ferito la città. Ed ecco perché, come Centro Studi Piemontesi, abbiamo pensato a 150 anni da quella data di non fare solo una memoria, un ricordo, ma di fare un convegno di studi per approfondire un tema che i libri di storia in qualche modo liquidano con pochissime righe. In fondo tutti sapevano che Torino non sarebbe rimasta a lungo capitale, perché la capitale d'Italia doveva essere Roma. E nelle pubblicazioni di quegli anni si legge già chiaramente la profezia, per cui Torino era destinata a cambiare ruolo e a diventare una grande metropoli industriale, la Lione d'Italia. Quello che ci interessa per trarne un'utilità da questo convegno è la versione economica e di sviluppo o non sviluppo di una città. Se pensiamo che la catastrofe dell'andata a Firenze di 200-300 mila persone, impiegati, persone che abitavano in case civili, uno strato medio che consumava anche nei negozi, macellai, tintori, uso di professionisti, notai, avvocati e così via, vuol dire una caduta ogni 100.000 persone di un grande strato di professionisti e di operatori anche artigiani. Poi il crollo degli immobili, del valore degli immobili, 300.000 persone che abbandonano di colpo la casa, case belle dei ministri e dei consiglieri, case normali degli impiegati, vuol dire per una città una avvicinanza al disastro e alla morte della città. Per fortuna ci siamo ripresi con l'industria già esisteva. La città nel 1864 sta vivendo quella che la critica ha già definito la stagione delle realizzazioni. Nell'architettura della città, nell'urbanistica, si segna una trasformazione di quelli che sono i progetti avviati nel decennio precedente, a partire dal 1850, che vengono modificati, non possiamo dire non attuati, perché da subito, dalle parole del sindaco Emanuele Luserna di Rorà, si legge una grande preoccupazione, sicuramente in un clima di incertezza, ma un grande ottimismo. Ottimismo perché fin dagli anni 60, fin da quando Torino è capitale d'Italia, nei tre anni in cui lo è, si cerca di costruire degli spazi e delle architetture capaci di rispondere alle necessità dell'industria, perché non dimentichiamo che Torino si reinventa alla fine dell'Ottocento, alle primi anni del Novecento, come città industriale e quindi città che si amplia al di fuori della cinta d'Aziaria, quindi architetture che nascono per rispondere a quelle che sono le necessità della nuova industria, quindi edifici di grande livello che interpretano nel secondo Ottocento lo stile nazionale. I corpi dei manifestanti vennero rimossi in gran fretta come se nulla fosse accaduto, mentre la stampa, giornale filo governativo diretto da Paolo Fambri, condannò i manifestanti. Il sindaco di Torino, il marchese di Rorà, si lamentò in modo acceso ed ottenne che in città giungessero anche gli uomini della Guardia Nazionale. In questa occasione abbiamo cercato, attraverso studi di documenti anche inediti, di chiarire gli aspetti e le posizioni di alcuni personaggi protagonisti appunto della storia di quel periodo.
Personalmente mi sono occupata di Urbano Rattazzi, l'uomo del connubio, colui che era entrato nel ministero con Cavour, quando aveva dato una svolta, insomma, al governo del paese, e che era stato anche presidente del Consiglio nel 1862, dimesso poi dopo i fatti a Aspromonte, il quale volutamente si tenne lontano da questa vicenda. La commissione parlamentare d'inchiesta accumulò così tanti elementi a carico del presidente del Consiglio Minghetti e del ministro dell'Interno Peruzzi da rendere inevitabile un processo. Ma già che questa è una storia italiana, la Camera, su proposta di Ricasoli, votò contro la prosecuzione dell'indagine. La magistratura militare mandò sotto processo 58 carabinieri che vennero però tutti assolti. Chiediamo a Enrico Eandi, presidente della Fondazione Savei, in che cosa consiste il nuovo portale Torino 1864. Si tratta di un portale dove è raccolta tutta o la principale documentazione relativa agli eventi, in particolare i documenti dell'inchiesta sia amministrativa sia parlamentare e relative discussioni che sono seguite nel Parlamento italiano allora. Quindi nel 64-65, quindi la discussione sia sul trasferimento della capitale e sia la discussione relativa ai risultati dell'inchiesta parlamentare su questi eventi, su questa strage del 22 settembre. Che cosa si impara dalla strage di Torino 1864? Si impara che il Risorgimento non è stato quel fenomeno elitario che oggi spesso si vorrebbe accreditare. Il popolo degli operai e degli artigiani era protagonista. Ma soprattutto si impara che certe cose nel nostro paese non cambiano mai. Fra tacite complicità, disinformazione, insabbiamenti e assoluzioni.